collaborazione con Daga, serramenti per passione. Siamo qui riuniti in questo conclave gastronomico. Quest'oggi il grande piacere di avere non solo una grande cuoca, ma un'autrice di un libro da cucina. Dove lo possono trovare, Rose, questo libro da cucina che si chiama... Canta, mangia e viaggia. Cioè, praticamente la tua vita. Praticamente la mia vita, diciamo che ho copiato un po' dal film di Julia Roberts questo titolo, perché era così, mangia, prega... Com'era, Luca? Stai parlando di questo titolo? Canta, prega, mangia. Esatto, e via, va bene. Comunque si può copiare fino al 70% dagli altri. No, perché mi piaceva ed era proprio il riassunto della mia vita. Si può trovare nelle librerie, sicuramente si poteva trovare fino ai mesi scorsi. Adesso alcune ce l'hanno ancora perché mi è stato detto. E invece, se per caso andate in libreria e non c'è, potete richiederlo, dite il nome del libro e l'editore, che è Maglio Editore, che voglio salutare perché ha creduto molto in questo libro e ha fatto anche un libro bello, non ha badato a spese. Dopo, Fulvio, te lo lascio, te lo regalo e potrai toccare con mano queste pagine che sono già sostanziose. Preferisco toccare con mano quello che preparerai oggi. Beh, immaginavo. Però lo prendo con molto piacere, perché magari ad Elena diamo qualche suggerimento. Lo regali ad Elena, lo regali. Esatto. E poi comunque, se lo volete far arrivare a casa vostra, come hanno fatto in tanti, mi hanno scritto su Facebook e poi gli è stato spedito direttamente a casa. Un libro con le ricette. Allora, quest'oggi, dopo aver infornato, e ripeteremo più tardi quando li sforneremo, cosa ho preparato, i pomodori Tucin, che abbiamo naturalmente, menù, ecco, questa è la lista dei pomodori Tucin. Li vediamo, ma sì. La ripeteremo quando li sforneremo. Va bene. Adesso passiamo alla ricetta successiva. Di che cosa stiamo parlando? Io vi preparo un mascarpone, limoncello e lamponi. Di solito il mascarpone viene visto con la cioccolata, con il torrone, sempre un po' versione pesante. È vero. Invece è pesante uguale, nel senso che le calorie ci sono sempre, ma rimane più leggero. E quindi comincio col rompere un uovo. Prima leggiamo la lista, facciamo una lista. Va bene. E allora, tirami su limoncello e lamponi. Esatto, 250 grammi di mascarpone, un uovo, due cucchiai di zucchero, dei lamponi freschi, un bicchiere di limoncello, una confezione di savoiardi e un lime per il decoro. Logicamente questo è per 2-3 persone, se volete raddoppiate gli ingredienti. Ti posso dire, stamattina quando sono andato dagli amici della Coop di Cavriano, sì, mi avevano già preparato una lista di prodotti, mancava qualcosa perché evidentemente non ero, sono andato a prendergli. Allora sì, sono andato in banca e ho detto: scusate, mi sapete dire dov'è e che cos'è il lime? No, no, Fulvio, da te no. Non dovevo farla. Non dovevi fare il lime. No, scusa, allora ti racconto quando siamo andati in trasmissione da degli amici che c'era da mandare in onda la canzone Fame. E la presentatrice ha detto: adesso arrivano in bandiera gialla con fame. Noi non ce l'abbiamo fatta, siamo esplosi tutti in una gran risata e lei ha capito che in inglese si leggeva, andava detto fame. No, però io in effetti lime dopo l'ho collegato al famoso shampoo lime dei Caraibi. Vabbè, cioè, però era più normale. Io non ho mai sentito, non ho mai visto, ma è un limone, scusa. Ma che pirigna? Cosa bevi? Scusate, Fulvio, tu sei da Capirigna. Ma io sono... Fai vedere un lime com'è prima. No, adesso voglio vedere. Un lime. Inquadro un lime. È un limone. È che un cos'ha limone, di diverso? No, è molto più acido, è molto più sì? Duro. Ah, non l'ho mai sentito. Ha un sapore totalmente diverso dal limone. Cioè, ragazzi, Fulvio, da no, te non me lo aspettavo, non me lo dovevi fare. Non lo dovevo dire questo, no? Anche perché probabilmente dovevo andare dal fabbro, visto che le lime, no? Vabbè. Un lime. No, non me lo dovevi fare. Vabbè, dai, allora, rompi un uovo, vediamo. Intanto dividiamo il tuorlo dall'albume, che è sempre un'impresa drastica. Io a casa me lo metto praticamente in mano, faccio cadere l'albume, si fa prima, ma oggi qua in televisione bisogna fare le cose un po' più professionali. Lo montiamo questo albume, farò un po' di rumore, no, che no, dici? No, vai tranquilla. Vado tranquilla? No, non è molto rumoroso, magari abbassate il microfono della Rosi perché c'è proprio il microfono. Lo montiamo a neve ferma. Quanto devi montarlo? Per quanto tempo? Per quanto tempo devi montarlo? Si vede che sei un uomo, non ha un tempo, va montato fino a che non rimane a proprio neve ferma, ovvero che quando capovolgi la ciotola rimane ferma e non cade. Ah, ecco, questa è la tecnica? Quindi datemi un minuto adesso,
Io monto, voi fate quel che volete. No, hai capito, Marco? Vero. Lei monta e noi facciamo quello che vogliamo. Cosa possiamo fare adesso? Pronto, buongiorno. Fate sentire il vostro calore ai nostri ospiti di quest'oggi. Adesso facciamo fatica. Chi è? Buongiorno. Pronto, pronto, buongiorno. Chiamo dalla Romagna. Chiami dalla Romagna, chi sei? Sì, sì, sono Angela, chiamo da Bagnacavallo. Bagnacavallo, Angela di Bagnacavallo. Ciao Angela, sì, buongiorno. Voglio salutare il maestro Marco Mariani. Grazie. E poi voglio dire alla Rosy che se le dico ciao Rosy, ciao signora Strozza Preti, lei capisce subito chi sono. Ciao Angela, certo che ho capito chi sono, perché lei è una di quelle che mi chiama Teresa Strozza Preti, che è il mio alter ego, il mio personaggio. Accidenti, non ho preso dietro niente di Teresa Strozza Preti. Mi però piaciuto. Nel mio libro ogni settore di antipasti, primi e secondi contorni è aperto da un racconto e una ricetta della Teresa Strozza Preti, un misto tra sesso, cucina, amore, ballo. Ah, però! Sì. Ah, però, un bel abbinamento. Altro che 50 sfumature di frigo faccio io. Altro che di grigio. Si sa. Bella. Sì. Sai qual è? Facciamo il libro. Sai qual è la frase? Adesso non si può ripetere, siamo in fascia protetta. Però, tradotta per noi donne di cucine, la frase clou del film 50 sfumature di grigio, detta per noi, è: io non assaggio, mangio forte. E poi dopo però non posso dire qual è la vera del film. L'uomo diceva: io non faccio l'amore forte. Hai capito? Suona un ottone. Suona un ottone, vabbè. Ci siamo. Pronto, buongiorno. Roger, non fa che... Aspetta, frena. Buongiorno Fulvio, sono la Gabri. Un saluto La Gabri, e i tuoi grandissimi ospiti da parte mia e di Alberto. Grazie. Sì che è una grande cuoca. È vero, grazie. Infatti è già venuta anche. Gabri, ti aspetto ancora, quando hai voglia fammi sapere. Va bene, abbiamo un bellissimo ricordo della vacanza che abbiamo fatto assieme. È vero. Gabri, ascolta, anch'io aspetto di tornare a mangiare a casa tua quando vuoi. No, va poi bene. Adesso Gabri ha già promesso. La vedo dall'occhio, ti darà una mano, visto che è diventata un'esperta cuoca. Un caro saluto. Ciao, un grande. Ciao Gabri. Allora, l'uovo montato a neve. Io ci tengo la mano sotto perché sai, non vorrei mai fare... Ecco. Così è montato a neve. Vuol dire... Okay. E io di solito monto prima l'albume perché poi così non devo lavare le fruste e vado a montare il resto, perché... Se no dovresti montare questo, lavare le fruste, montare questo, l'abbiamo fatto, lo teniamo un attimo da parte. Adesso mettiamo l'uovo, il tuorlo, con lo zucchero. E montiamo anche questo. Lo zucchero erano due cucchiai. È tutta la montata. Logicamente io ho fatto la ricetta dimezzata, perché ho detto tanto non saremo tanti oggi là. Invece a quanto pare dovevo farla intera, perché siete una caterva. Senti Rosy, ma stavo pensando, una volta che non c'erano questi accidenti elettrici, come se, quanto ci tutto a mano, olio di gomito. Cioè, quindi bisogna, visto la velocità con cui va, ci voleva un po' di tempo. Poi diciamo che adesso per venire qua in televisione ho preso su questo, ma a casa, a me l'anno scorso mi è stata regalata la planetaria, quindi si fa tutto con quella. Ho fatto, non abbiate paura. Ok, adesso aggiungiamo i 250 grammi di mascarpone, buono, questo è buono. E poi montiamo ancora, perché anche il mascarpone deve essere lavorato un po'. Quindi, io uso sempre le spatole in cucina, non so le donne a casa, perché la spatola permette di non buttare via niente. E siccome noi... Tu pensavi che non l'avessimo, ma comunque ce l'abbiamo. Pensavo che non l'avessimo, ti giuro, ho detto la spatola... È arrivata anche voi la spatola, dai. È arrivata anche... No, io tra l'altro... A proposito, c'è sempre bisogno di qualche suggerimento, perché qualcosa, qualche attrezzo manca sempre, quindi un po' alla volta ci stiamo organizzando. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, sono Diana, buongiorno da Modena. Ciao Diana, ciao, come stai? Ciao, sto abbastanza bene. È stato il tuo compleanno, eh? Due giorni fa. Due giorni fa. Auguroni. Cara Diana, allora cosa ci racconti? Ascolta, vai piano con quei dolci lì, che non sono mica tanti ragazzotti mingherlini quelli lì. Go, fai dei dolci. Già,
Cioè, no, ma allora, mi mantengo, vado a far ginnastica. No, tu devi sapere che io e Mariani ormai abbiamo raggiunto questa forma fisica e ci dispiacerebbe perderla. Abbiamo fatto tanto per raggiungerla. Ma mi hai dato un suggerimento anche a me, devo rispondere anni. Così a quegli anni. Lo so, siete proprio tre persone, state bene insieme oggi. Ma sei te, Diana, sei te che sei l'eccezione alla regola, che sei sempre in forma smagliante. Ascolta Rosy, c'è la mamma che sta scrivendo tutte le tue ricette. Che carina, salutala tanto. D'accordo. Dale un bacio a tutti. Ciao. Sto guardando, ciao. Spero ciao. Di vederti presto, sì. Diana. Ciao. Che belle, ciao. Che queste amicizie che fa durano molto da vent'anni e più. E quindi sono una bella cosa. È vero. Ti devo leggere un messaggio. Ciao a tutti, complimenti. Sto mascarpone non viene bene, colpa vostra. Dai. Ah, devi, allora lo leggiamo dopo. Dai. Quanto c'è ancora? Un pochino. Sì. Fatemi contare un altro papo e ho fatto. Vabbè, magari mi senti. Parlo un pochino più forte. Sento. No, questo messaggio. Adesso io non vorrei aprire un dibattito su queste cose, ma sei stato tu, Marco, ad iniziarlo. Ciao a tutti, complimenti per la bravura di questa orchestra. Mi riallaccio al discorso di Renata di Sasso. Anch'io vivo lì. E ha ragione, il comune non fa nulla per la città, extracomunitari che riempiono gli alberghi per business e basta, e i nostri vivono in auto. Grazie. Che te devo dire? Cioè, purtroppo questo è un problema, cioè, a meno che non facciamo serio, molto come serio. Stanno facendo in Svezia, in Olanda, in Danimarca, cioè, adesso io non so, 80.000 espulsioni in Svezia, cioè 80.000 persone, prima le fanno entrare, poi adesso dove le rimandano? È dura, eh? È dura. Dove le rimandano? Cioè, non ho capito. Mi sembra un po'... È molto dura, è un problema serissimo. Però se si guarda la televisione, si guardano queste cose qua, qualche dubbio, qualche situazione ti comincia a venire alla testa. Certo. No, è vero. È difficoltà perché pensi poi anche stando dalla parte degli altri. Infatti, pensa se fosse capitato a te questa situazione. Fai fatica a dare anche delle... Non è il compito discuterne oggi della nostra trasmissione perché noi, rispetto a loro, viviamo nell'opulenza, credetemi. Sì. Se continuiamo a fare programmi, questi non hanno niente da mangiare, noi invece lo prepariamo... Cioè, dopo li mangiamo, perché io spesso e volentieri salto il pasto, ve lo garantisco. Comunque, Rosy, torniamo a noi, stiamo facendo il dolce del mascarpone. Abbiamo montato il mascarpone insieme allo zucchero e al tuorlo, adesso andiamo a unire l'albume montato a neve, come tutte le signore a casa sapranno, ma io lo spiego per gli uomini che si avvicinano. No, tu devi spiegarlo per tutti. Va montato sempre dall'alto verso il basso, con delicatezza, con amore. Ecco, in cucina, io almeno uso così. Non bisogna avere fretta e soprattutto io non mi avvicino ai fornelli se sono arrabbiata. E come mai? Non lo so, molti dicono che la cucina li rilassa, quindi quando sono arrabbiati cucinano. Io se mi avvicino alla cucina che sono arrabbiata per qualcosa o stressata faccio danni. Ma no, veramente, cucino per me, per lui, ma se devo preparare altre cose preferisco evitare. Perché te lo tira, che sinceramente. Sta facendo quello, lo prende, te lo tira, boom. Infatti io entro in casa e vestito da Kendo. Cosa stai dicendo? Avete presente il Kendo? Vienimi a aiutare. No. No. Io adesso vengo vestito da Kendo. Senti, sapete adesso cosa c'è? In casa sono vestito così. Che questo lo lasciamo in frigorifero per un po'. Sì. Quell'acqua bolle, i pomodorini cuoci, non mi venga a sedere due minuti con voi. Ma volentieri, vieni qua con noi, dai Rosy, vieni qua con noi. Allora, dai, intanto mandiamo questo pezzo che si chiama Ho camminato, che hai registrato al 21° anniversario della tua orchestra, quindi quest'anno cosa siamo? Già 23? No, della mia orchestra. No, la sua orchestra. La tua attività musicale. Sì. Ho detto giusto? Sì. Ho detto sì. No, perché all'orchestra dopo il maestro se ne ha male perché esiste perché da più. Perché io da talent scout la scoprì. La scoprì. Erano lui e i dinosauri. Lui e di... Era una famosa... Guarda che c'erano i bisonti. Posso essere i dinosauri? Non c'erano però. Ma magari c'erano i dinosauri, qualcuno se lo sarà inventato. I bisonti c'erano. I bisonti c'erano, sì, i cammelli... Cosa c'erano anche, no? Ma c'erano tutti gli animali possibili e immaginabili, i Beatles e gli scarafaggi. Allora, questa collaborazione, questo video con Michele è un personaggio, insomma, famoso dagli anni 60 per tanti pezzi storici,
cantò questa canzone allora, che si chiamava Ho camminato, che è stata ripresa ultimamente, arrangiata in maniera un po' diversa, e questa l'hai cantata insieme a lui in una bella interpretazione. Sì, devo dire che sono, vabbè, a parte l'emozione, perché comunque Michele non è l'ultimo arrivato. E poi quella sera lì comunque ero emozionata a cantare con tutti, perché ho cantato 25 canzoni con 25 artisti, e quindi è stata un'emozione grande. Mi è piaciuta molto questa interpretazione. Ascoltiamo questa telefonata prima del video. Vabbè. Pronto, buongiorno. Pronto. Con chi parliamo? Buongiorno. Non lo so con chi parli. Ah, questo è un indovinello. Questo è un indovinello, no, per Fulvio. Ah, secondo... Lei la conosco bene perché la sento sempre, però... Sì. Però la devi riconoscere tu, Fulvio. La signora abita ad... non Ozzano, a Toscanella? Esatto. Oh, ma ho capito. Cioè, è una... Questa qua fa dei tortellini, cappelletti. Ecco, vedi, ma vedi. Lì vedi. Si chiamano ancora tortellini, anche se la forma somiglia a quella del cappelletto. Che bello. Come anni. Ti chiami? Dai, diglielo. Rina, Rina. Ma la Rina di Toscanella. Rina. Come stai, Rina? Sono appena venuta a casa dall'ospedale, è dei giorni che non mi sento. E sei venuta a casa dall'ospedale, spero che abbiano risolto tutto. Beh, spero. Vabbè, insomma, dai, di solito quando... Intervento nella fronte, ma adesso vabbè. Sto bene. Vabbè, dai, se ti ha mandato a casa vuol dire che va bene, insomma, uno va in ospedale per fare i tagliandi. Avanti, se avanti. Non c'è più l'ora di venire a casa. Brava. Mancava alla televisione. Eccoti qua allora davanti alla televisione quest'oggi. Ti sei trovato con una romagnola, due romagnoli doc. Rina, ti facciamo tanti auguri, grazie per la tua telefonata. Bocca al lupo. Ciao Rina, un bacione. Canta il mio camminato, che mi piace. Ah, guarda, arriva adesso. Proprio adesso. Dedicata a te. Va bene, grazie. Ciao cara. Oh, cammina. Se passate di qui, fermatevi. No, c'è sempre un piatto di tortellini. No, ma io mi fermo. Ciò che quelli. A questi inviti non si dice mai di no. È vero, assolutamente. Infatti, Fulvio, diciamolo a tutti, che noi una volta, tutti e tre, eravamo magrissimi. Un osso. Poi quando osso. Abbiamo cominciato a fare questo lavoro, te a presentare... Se avessi un posto grande, vi inviterei tanti, ma... No, ma iniziamo noi. E poi abbiamo iniziato ad andare a mangiare a casa di tutti, siamo diventati così robustelli. Ma che bello che è stare insieme a mangiare, è vero. Bellissimo. Ma soprattutto stare insieme a mangiare è un condimento. Ciao Rina, un bacione. Ciao Rina. Un bacione anche a voi. Allora, dedicata alla nostra Rina che è appena venuta a casa dall'ospedale da Toscanella, tra Bologna e Imola. Sì, Toscanella di Dozza Imolese. Perfetto, ho camminato, Rosy Velasco con Michele Maisano. Ho camminato tutto il giorno per scordare un volto, e invece in ogni volto vedevo te. Vedevo te, vedevo te. Mi sei tornata ad ogni passo, qui davanti agli occhi, in fondo a questi occhi, sempre di più, ancora tu, sempre di più. E la sua immagine sui muri delle case come glicine fiorita, ed è per questo che io torno da te più innamorato di te. Thank you.
facendo cancellato sia te che il mio passato. E invece no, e invece no, e invece no. Ha finito. Bravo. No, devo notare in questa esibizione non solo le qualità vostre vocali, però quello che colpisce di più è che ormai le nostre orecchie, caro Marco, sono abituate a sentire anche in televisione dei videoclip che ovviamente perfetti. Sono dei dischi. Perfetti. Ecco, queste sonorità con questi volumi, con queste espansioni musicali, queste dinamiche dei suoni dal vivo, non sono facili da incontrare, vero? Cioè, complimenti a questa band che avevi messo in piedi. Grazie. Hai invecchiato 10 anni in un mese. Però quando lo rivedo riprovo lo stesso gusto, stessa emozione. Ma infatti, perché poi la musica... Se no bastava prendere su un computer. Ciao Rosy, sei uno spettacolo ogni volta che ti guardo, grazie per le ricette, ciao, buona giornata a te e a tutti i presenti, da Elena Giorgi, amica della Diana. Sì, ciao Elena, un bacione grande, ciao carissimo, che piacere questo. Claudia Band, Claudia Subazzoli, che era con noi a fare la ricetta ieri, ti mando un saluto e un abbraccio a tutto il pubblico di Telereggio, a Favoloso Fulvio e grandi ospiti, grazie. Rosy e Marco. Grazie mille, un salutone. Ciao Claudia. No, sì, colpisce. Tra l'altro ne abbiamo un'altra cosa che hai fatto con un altro personaggio storico degli anni 60, che è Junior Magli. Che sì. Saluto veramente con tanta amicizia. Il famoso interprete di Moi, Delilah. Abbiamo cantato proprio quella, sai? Sì, certo, c'eri, lo sai. Dopo la mandiamo. Però io avevo qua, avevo qua una cosa di un po' di quando eri con Armando Savini, si chiama Sei Tu, è un video d'epoca, adesso non me lo ricordo. Bello. È una delle un video d'epoca? Sì, ma miseria, è pochissimo. 90, no, ma ci sei anche 93. Tu, sì. Ci sono io, non canto, ma ci sono io, irriconoscibile perché ero così gnocca, mo com'ero magra. 23 anni mo fa. Mo com'ero magrina. Quanti anni fa? 23. 23 anni fa. Eravamo tutti vuoi più farmi magre. Del male? No, decidi tu, se vuoi che la mandiamo. No, per bello, me la puoi mandare anche no, perché... No, ma si fa per scherzare. No, la canzone, guarda, è una delle più belle secondo me di Armando, di quelle nuove che ha fatto. E in più è stato uno dei primi videoclip di 23 anni fa, ancora bello. Quindi Armando fu un po' il primo. Fammela vedere, fammela mettere più lo schermo mentre ci parliamo. Parti pure, Marco. Allora, questa... C'è lui che guida proprio...
E io sono quasi riconoscibile. No, ti si riconosce. La mano. Ma tu non canti? La mano si riconosce. Io faccio, praticamente sono quella che suona la chitarra in controluce e poi cammino qui per la strada. Insieme al, no, questo è lui in controluce, aspetta. Ecco. Quella sono, sei tu? Quella che balla sei tu? Sì. Quell'altra, se poi mi tolgo anche la camicia e si vede proprio tutto il fianchino magrino che avevo. Ma... vabbè, me ne dovrò fare una ragione, sai. Tu Marco l'hai conosciuta quando... Quando ero... L'anno... Cosa vorresti dire? Guardala, scusa, guardala. Ma insomma, era un video hard questo. No, mi fermo lì, eh. No, no, dico per l'epoca, però, sono 23 anni. Se invece mi vuoi vedere in faccia, devi andare alla fine del video, praticamente. Ah. Se vogliono... Vabbè, dai, qua disatti ci si vede. Senza toglierti niente adesso, eh. Sì. Però ci avevo visto bene, cioè, volevo dire. Maestro, stia buono, va là. No, che anche lei non era mica come adesso, 23 anni fa, io eh. Io che sono migliorato. Ma per favore, non aveva un filo di pancia lui. Giocavo a pallone tutti i giorni. Aveva qualche ciuffo di capelli in qua e in là. Qualche. Qualche. Non ho mai consigliato il taglio tattico. Marco, prova ad andare verso la fine. A proposito di capelli, saluta il tuo amico. Saluto Fritz, Francesco Dubini, Moulin Rouge. Dov'è che ti si vede in faccia? Che se mi ascolti. In fondo? Qua siamo in fondo. Se mi sta ascoltando, sì. Prova, fammi vedere questo. Un po' più indietro. Un po' più indietro? Bello questo fermo immagini qui. Bello questo fermo. Un po' più indietro ancora. Un po' più indietro ancora. Un pelino più indietro ancora. Fal solo. Ancora un pochino. Ancora, ecco qui. Parti da qua, parti da qua. Ecco, parti da qui. Vediamo. Ci sono io che guardo la vetrina. Questa è la Rosy 23 anni fa? Ero già avanti, guarda che giubbotto. Quello chi era? Alessio Savini? Ed ecco, con questa Rosy, fase... sei quasi riconoscibile. Dai, va bene, ho capito. Torno a far da mangiare che penso no. di avere... No, no, assolutamente, però... Vabbè, ragazzi, comunque, io un giorno potrò dire, sono stata magra, almeno ci sono stata una volta magra. Io invece sono nato grasso, quasi 5 kg, quindi... Cioè, ma uno si mantiene, e che fatica a mantenersi. Come 5 kg, Fulvio? Ero 4-6, 4-7. Ho santa pazienza. Boh. Vabbè, una volta facevano dei figli che erano dei vitelli, adesso si superano i 3 kg. Eri proprio quando diceva, che bel bambino! Ah, bel bambino. Faccio, mi sono mantenuto, vedi, è stato difficile, ma ci sono riuscito. Bravo, bravo, bravo. Vabbè, allora Rosy, qua con la cucina come si è messa? Che fra un po' ci torniamo? Quando vuoi posso già, però dopo dovete mangiare prima il dolce e poi il primo, no? Ma è già successo, ma... Comunque ci adeguiamo, dai. Ma come volete voi, guarda. Ci adeguiamo. Ci adeguiamo. Vabbè. Mandiamo un minuto di pubblicità, torniamo subito con voi. Poi parleremo anche nel corso della trasmissione di quello che succede a Villa dei Glicini, alla vecchia Modena, e parleremo anche di questo bel festival della fisarmonica che ci sarà il 17 febbraio, quindi dopodomani e tra l'altro oggi il 29, lunedì è il primo giorno del mese, siamo già a febbraio. Il 17 di febbraio a San Marino ci sarà questa bella festa della fisarmonica. Volevo ricordare che dovrebbero cominciare oggi i 3 giorni della merla, se non sbaglio. Giorni in cui teoricamente, visto che come diciamo, abbiamo detto prima, niente va più per il verso giusto, ci dovrebbe essere un freddo cane, invece vai fuori, oggi ci sono 15 gradi. È un mondo che va alla rovescio, Marco, dammi un tuo... È cambiato qualcosa, adesso è successo qualcosa, l'asse terrestre si deve essere messo una botta, si è inclinato un po'. Ha colpito anche la testa della gente, può essere. Abbiamo tutti sbarrellato un po', bon. Ci sta. State con noi, torniamo subito con Rosy, che comincerà, la vedremo impegnata in cucina nella preparazione di un bellissimo dolce. A tra poco.